Comulai abbiamo fondato Mura Nero nel 2001, subito dopo aver fatto la scuola del vetro a Murano. Abbiamo pensato che nell'ambito di questa lavorazione così tradizionale di Venezia avevamo forse anche noi qualcosa da dire, nel senso che Mulai, per essere africano ma soprattutto per la sua formazione artistica, ha da subito interpretato a modo suo e reso sua la tecnica della lavorazione a lume della perla, e quindi lavorato nel senso di esprimere la sua cultura e le sue origini nella creazione della perla. In questo la mia funzione di questo è di pensare insieme poi a come verranno assemblate le perle. Io in effetti sono l'impiraressa, quella che in veneziano si chiama impiraressa, che quindi infila le perle e fa il gioiello, quindi la collana. La cosa speciale, molto differente da tutti gli altri a Venezia, è che Mulai è libero nella creazione della perla, e come si può vedere da questo tavolo, nessuna perla è uguale all'altra. E io assemblo molto spesso, cioè sempre, in base a quello che ho chiaramente, partendo da una perla. In effetti, secondo me, una perla ha già dentro tutta la storia, quindi tutti i colori, è la perla stessa che mi dice poi come finirà l'abbinamento della collana, per cui da subito si possono abbinare forme diverse e perle che non sono state fatte per essere una collana, sono state fatte per essere semplicemente perle, quelle che sono in se stesse. E questo fa sì che anche le collane sono pezzi unici, quindi ogni collana ha la sua sequenza di colori, di forme, e ogni collana è un po' la storia di quel momento, poiché la produzione di Mulai forse ricorda un po' quella dei grandi pittori, il momento blu, il momento rosso, il momento verde. Le nostre collane nascono così, cioè Mulai in un certo momento fa delle perle decorate in un certo modo, e quindi le collane avranno questo tipo di impostazione o comunque di caratteristica. Scegliamo molto spesso di fare collane di una forma, chiamiamola etnica. Quello che ci interessa è di riproporre il monile, nel senso che nella cultura africana la collana non è tanto adornare la donna, quindi non è una cosa così che uno si mette in base al vestito, ma ha un significato anche spirituale, molto spesso metafisico, e quindi le nostre collane portano anche questo plus valore, secondo me. Infatti il concept di Mura Nero è di tenere fede alla artigianalità del lavoro e alla differenziazione delle creazioni, quindi di non fare cose standard, ma ogni collana, ogni monile ha esattamente un suo carattere, ecco, proprio così come le persone che poi si riconosceranno in questa piuttosto che quella. Thank you.
Thank you.
Thank you.